Ciao da lunadividlab.it, oggi riprendiamo la storia dell'arte moderna. Come già anticipato la scorsa volta, parliamo di Donatello e Masaccio. Donatello, il cui vero nome per esteso era Donato di Niccolò di Bettobardi, è il più grande scultore del 400. È uno dei protagonisti della rivoluzione artistica insieme a Brunelleschi e Masaccio. Figlio di un cardatore di lana e di modesta cultura, si formò alla bottega di Ghiberti e fu amico del Brunelleschi, con il quale si recò a Roma nei primi anni 30 a studiare sculture e monumenti antichi. Il suo percorso stilistico fu molto complesso. Fu un anticlassico, quindi la sua conoscenza dell'antico ebbe anche un effetto di allontanamento dall'antichità classica. Talvolta fu anche antinaturalistico, ma diede prova di saper indagare le emozioni umane per dar vita alle sue sculture. Il distacco stilistico e qualitativo tra Donatello e gli altri scultori del suo tempo fu tale che, malgrado l'ammirazione di cui fu oggetto, rimase l'artista più isolato e meno seguito del nostro Rinascimento. Nemmeno i suoi allievi diretti riuscirono a servirsi appieno del suo insegnamento. Ma cominciamo a vedere alcune delle sue opere dal primo periodo. La prima che vediamo è il San Giovanni Evangelista seduto, scolpito tra il 1408 e il 1415. È un'opera che risente ancora dell'insegnamento tardogotico fiorentino trasmessogli dal Ghiberti. Vediamo infatti questa figura allungata, ma che già porta alcune novità, come il senso del volume al di sotto del panneggio, con queste ginocchia plastiche che emergono. È uno studio dal vero, anche per il viso, con questo intenso sguardo corrucciato che dà alla scultura una carica psicologica. Michelangelo guardò questa scultura quando fece il suo Mosè. Anche nel David di marmo del 1408-9, Donatello mostra di risentire parzialmente degli influssi tardogotici, con questa posa cortese, il corpo flessuoso avvolto in pieghe morbide. In francese questa posa tipica dell'arte gotica, con l'inclinazione su un fianco della figura, si chiama enchemin, ancheggiamento. Parliamo un po' di questo eroe. Si narra nella Bibbia che il giovane David, durante la guerra tra il suo popolo e i Filistei, fu l'unico ad accettare la sfida lanciata agli ebrei da Golia, un esperto guerriero filisteo dalla statura impressionante. Nonostante la giovane età e l'inesperienza, David atterrò Golia solo con un sasso scagliato con una fionda, colpendo il gigante in fronte. Poi David lo decapitò, vincendo una lotta impari. Donatello scolpisce la testa mozzata del nemico ai piedi dell'eroe, il quale ha uno sguardo e un atteggiamento distaccato, quasi che le azioni da lui compiute non avessero lasciato traccia. L'iconografia del David così concepita da Donatello è totalmente nuova. Questo personaggio biblico assorse a simbolo delle virtù eroiche di Firenze e della sua capacità di resistere alle minacce sia interne che esterne. Così la statua, destinata originariamente al Duomo, fu acquistata dalla Signoria nel 1416 e posta in Palazzo Vecchio a guisa di simbolo civico. Un'opera fondamentale, nuova nella concezione e nella realizzazione, è il San Giorgio, che Donatello realizzò su commissione dell'arte dei corazzai per la propria nicchia in Or San Michele, dove c'è una copia, mentre l'originale è al Museo del Bargello. San Giorgio, che subì il martirio all'inizio del IV secolo sotto l'imperatore Diocleziano, era un uomo d'armi, un cavaliere, e per questo è patrono dei cavalieri, dei soldati, degli arcieri, eccetera. E quindi nell'iconografia questa scultura di Donatello si ispira al tipo di statua del santo cavaliere diffusa già nell'arte tardogotica. Ma Donatello non gli conferisce un atteggiamento sacro e solenne, e quindi la tradizionale funzione di edificazione religiosa. Ma con questa posa militaresca, con le gambe divaricate e il braccio abbandonato lungo il fianco, mostra un carattere fieramente umano. Vasari fu colpito da questa scultura e la descrisse come una figura vivissima e fierissima, dalla quale emerge la gioventù, l'animo e il valore delle armi. La statua è apparentemente statica, il busto è in torsione a creare circolarità dello spazio. La testa si volge quasi avesse percepito un pericolo. Donatello ornò poi anche il basamento del tabernacolo in cui è inserita la statua, con la scena di San Giorgio che libera la principessa dal drago. La leggenda, introdotta nel XII secolo, narra di una città in Libia, la città di Silene, terrorizzata da un drago che uccideva i suoi abitanti. Per placarlo, iniziarono ad offrirgli due pecore al giorno, ma queste cominciarono a scarseggiare, per cui gli abitanti cominciarono a sacrificare anche dei giovani tirati a sorte. Un giorno toccò alla principessa della città, la figlia del re, ma quel giorno passò di lì il giovane cavaliere Giorgio,
il quale trafisse il mostro con la sua lancia, ferendolo. Poi disse alla principessa di avvolgere la sua cintura al collo del drago, il quale così seguì docilmente la ragazza verso la città, quasi fosse un cagnolino. Gli abitanti si spaventarono vedendo arrivare il drago, ma Giorgio gli disse che Dio lo aveva mandato a salvarli e se avessero abbracciato la fede, ricevendo il battesimo, lui avrebbe ucciso il drago. Perciò il re e la popolazione si convertirono. Ovviamente la leggenda non è altro che un modo per sottolineare che la fede intrepida trionfa sulla forza del maligno. Questo bassorilievo è importante perché è uno dei primi esempi dell'uso dello stracciato pittorico e della prospettiva lineare applicata alla scultura in funzione di unità compositiva e a suggerimento di profondità spaziale. Lo stracciato è un bassorilievo a lievissima sporgenza, studiato per tradurre in scultura effetti tipicamente pittorici. Nonostante il rilievo sia minimo, sono visibili tutti i dettagli, dalla caverna con la sua apertura a sinistra agli archi in scorcio a destra. Dal 1412, intanto, Donatello prendeva parte alla lunga opera di ornamentazione plastica del campanile del Duomo e per le nicchie del campanile realizzò alcune statue, tra le quali questa del profeta Abacuc, un profeta minore dell'Antico Testamento, alla quale venne dato il nome burlesco di Zuccone, per il suo grosso e ossuto cranio, apparentemente calvo per il trattamento superficiale dei capelli. È quasi una ricerca di caratterizzazione del brutto, senza idealizzazione, di un violento realismo con questo volto quasi cadaverico. Nel panneggio mostra un allontanamento dalla cadenza ritmica gotica, infatti è un panneggio libero, variato, plastico. Probabilmente allo stesso periodo, intorno al 1412, risale il crocifisso ligneo di Santa Croce. È un'opera di un realismo e di una ineleganza che risultarono sconcertanti per l'epoca, perché era ancora in voga il linguaggio dolce e manierato del gotico internazionale. Manca un modellato anatomicamente corretto, le proporzioni sono allungate, misura 168 cm per 173, e anche questo serve a sottolineare la dolente umanità del Cristo in croce. È un'opera che esprime con forza tutto il dolore umano. Uno dei dettagli pienamente umani e veritieri sono le ciocche dei capelli sulla fronte, che sembrano quasi madide di sudore. Possiamo farci un'idea dello sgomento dei contemporanei da rimprovero fatto a Donatello da Brunelleschi, che ci ha tramandato il Vasari. Pare che a Brunelleschi sembrava che il nostro scultore avesse messo in croce un contadino, quindi non il corpo perfetto che avrebbe meritato la figura di un Cristo. Donatello ha inserito dei perni nelle spalle del Cristo che consentivano di abbassargli le braccia lungo i fianchi, perché durante le liturgie della Settimana Santa veniva tolto dalla croce e si riproducevano la deposizione e il seppellimento. Possiamo capire meglio le parole del Brunelleschi se guardiamo al suo crocifisso ligneo per Santa Maria Novella. Intanto, rispetto a quello di Donatello, è un'opera in cui si ricerca l'armonia matematica, infatti misura 170x170, quindi è scritto perfettamente in un quadrato. Poi l'opera mostra un'anatomia corretta, un'immediata naturalezza, quindi è un ritorno alla statuaria antica. Di datazione discussa è un altro David, stavolta in bronzo. Si dice che risalga al 1430-33, oppure agli anni 40, e che fu commissionato da Cosimo de' Medici. In ogni caso, fino al 1495 era posto a decorare il cortile di Palazzo Medici. All'epoca la famiglia era stata cacciata da Firenze e si era instaurato un regime repubblicano e democratico guidato dal Savonarola. Le proprietà medicee furono requisite e il David finì in Palazzo Vecchio. Anche qui la testa del gigante giace in terra sotto i suoi piedi, ma mostra un'evoluzione stilistica. La posa statica non corrisponde all'Hanschmann gotico. È un corpo vigoroso, malgrado l'esilità quasi femminea, lisciato dalla luminosa patinatura, che si snoda in una forma serpentina, ma perfettamente contenuta ed equilibrata dall'angolazione dei gomiti e dall'inclinazione della testa, che ricompongono questa sciolta articolazione. È una posa spavalda di questo eroe che si compiace della sua impresa e che ostenta la sua nudità perfetta. È anche il primo nudo a tutto tondo dell'età moderna. Ma non è soltanto una questione di resa del nudo, è anche un'allusione al tema della humilitas cristiana, perché a David non serve nessuna armatura in quanto è protetto dalla volontà di Dio. Anche lo sguardo mostra consapevolezza di quanto accaduto. Il tipo di iconografia è stata identificata in quella del dio Hermes Mercurio, figlio e messaggero di Zeus, con ai piedi la testa di Argo. Ricordiamo brevemente l'episodio mitico.
Zeus si era innamorato della principessa Io, che fu per questo trasformata in una giovenca dalla gelosa Era. Zeus allora si trasformò in un toro per stare con lei, ed Era pose Io sotto la stretta sorveglianza di Argo, un personaggio dai 100 occhi. Ma per ordine di Zeus, Hermes uccise Argo, mozzandogli la testa. Tra il 1433 e il 39 Donatello lavorò alla cantoria del Duomo di Firenze. La cantoria sarebbe la tribuna sopraelevata destinata ad ospitare i cantori della chiesa, che sono così separati sia dagli officianti che dai fedeli. L'opera è caratterizzata da forma rettangolare e figurazione continua, che corre dietro le colonnine come se la scena si svolgesse sotto un portico. Il soggetto è un allegro e festoso gioco di fanciulli, che si rincorrono e danzano animatamente. Quindi è una composizione di straordinario brio. La superficie di fondo e le colonnine sono decorate con tessere vitree che creano effetti di vibrazione cromatico-luministica, accompagnando e accentuando il movimento sfrenato della scena. Per i preziosi motivi decorativi, gli studiosi ritengono che i modelli a cui Donatello si ispirò siano i sarcofagi antichi, che probabilmente Donatello vide a Roma. Vedremo prossimamente la cantoria che Luca della Robbia aveva iniziato 2 anni prima, sempre per il Duomo di Firenze. Fra il 1435 e il 1443, Donatello, su incarico di Cosimo de' Medici, ornò con ton di stucco policromato e con 2 porte in bronzo la sacrestia vecchia in San Lorenzo, alla quale, abbiamo visto la scorsa volta, aveva lavorato il Brunelleschi, che non approvò né l'una né l'altra opera di Donatello, perché in disaccordo con la chiarezza della struttura architettonica. Tuttavia si tratta di capolavori. Lo stiacciato finissimo di questi tondi, gli audaci inquadramenti prospettici e il colore gli conferiscono l'aspetto più di pitture che di sculture. Anche le formelle scolpite con coppie di apostoli e martiri sulle 2 porte di bronzo sono eccezionali per la vivacità e spesso concitazione del colloquio fra le figure, che sono anticlassiche. Anche qui non vi è una dimensione aulica, ma umana. Ancora in Santa Croce, oltre al crocifisso, nel 1435 Donatello realizzò questa annunciazione di grandi dimensioni, detta Annunciazione Cavalcanti, poiché era in realtà una pala d'altare per la famiglia Cavalcanti, destinata appunto all'altare della cappella di questa famiglia. Qua Donatello traspone l'evento sacro in una dimensione quasi teatrale. L'angelo si inchina incrociando le braccia in segno di reverenza e la Vergine si ritrae per la sorpresa. È una concezione grandiosa e allo stesso modo semplice della scena, inquadrata architettonicamente col recupero dell'antico, anche per quel che riguarda la decorazione dello sfondo, con questi girali d'acanto di gusto ellenistico. L'arte di Donatello subì una nuova fase di sviluppo con il viaggio a Padova del 1443, dove si trattenne per oltre un decennio. In questa città ricevette l'incarico di realizzare un monumentale altare dedicato a Sant'Antonio, nella Basilica del Santo, che fu portato a termine con l'aiuto di collaboratori tra il 1446 e il 1450. Di questo altare smembrato e oggi mal ricomposto restano dei rilievi bronzei dei lati, le statue soprastanti raffiguranti dei santi, fra cui Antonio, e una Madonna con bambino, e 4 bassorilievi con i miracoli di Sant'Antonio, di cui qui vediamo il miracolo dell'asina. Si racconta che Antonio, per convincere un ebreo della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, avrebbe condotto una mula dinanzi all'ostia consacrata e l'animale si sarebbe inginocchiato. Nella scena, realizzata con superbo stiacciato pittorico, vediamo la massa dei personaggi che con un impeto incontenibile partecipano emotivamente all'evento. Questo tumultuoso movimento è proprio anche degli altri bassorilievi con i miracoli del santo. L'alternanza fra luci e ombre sottolinea la drammaticità. Sullo sfondo, 3 grandi archi che rimandano a quelli trionfali sono posti in uno studio prospettico. Sono da notare anche le grate. Le sbarre messe in prospettiva ci danno molto il senso della profondità spaziale. Ancora a Padova, tra il 1447 e il 53, Donatello eseguì il monumento equestre al Gattamelata, ispirata alla statua equestre classica, come quella del Marco Aurelio al Campidoglio a Roma. Il capitano di Ventura Erasmo da Narni, soprannominato il Gattamelata, nel 1437 passò al soldo della Repubblica di Venezia e,
guidò vittoriosamente le truppe veneziane contro quelle di Filippo Maria Visconti, duca di Milano. La scultura di Donatello mira a rappresentare non un simbolo di potere e di grandezza, ma un modello di umana forza di carattere. Il fiero condottiero è ritratto realisticamente nel suo energico e rude aspetto, quindi non ha un volto idealizzato, ed è espressivo, come anche il cavallo, con la sua bocca aperta e le venature del muso in evidenza. Dà inoltre un certo senso di dinamismo, con la testa girata del cavallo e le sue zampe in movimento. Tutte le parti sono armonizzate, l'insieme ha una struttura geometrica. Se si osserva proprio questo lato, che è il lato sinistro, la parte anteriore del cavallo appare iscritta in un triangolo rettangolo, che ha per base il ventre dell'animale e il lungo sperone, e per ipotenusa la linea dello spadone che continua in quella del bastone di comando. Dopo altri brevi viaggi a Mantova, Ferrara e Modena, Donatello tornò a Firenze nel 1454. L'anno successivo, ma c'è anche chi sostiene che risalga al 1460, realizzò per il Duomo una Maddalena in legno, opera di uno sconcertante e brutale realismo, molto lontana dalla serena compostezza, dal senso della misura e dall'ordine armonico dell'arte classica, che invece andavano perseguendo altri artisti, come Luca della Robbia, che in assenza di Donatello si erano affermati a Firenze. Donatello raffigura una Maddalena vecchia, consunta non dall'età, ma dalla sofferenza, dalle privazioni, dai digiuni. Il volto scavato mostra un'angoscia esistenziale, è ridotta quasi ad una larva, coperta solo dai suoi capelli. L'amicizia di Cosimo de' Medici procurò a Donatello altre importanti commissioni, come il gruppo bronzeo di Giuditta e Oloferne, destinato ad una fontana del giardino mediceo. Giuditta è un'eroina biblica, ricca e bella vedova, che con un astuto piano salvò la città ebraica di Betulia, che stava per cadere dopo un lungo assedio nelle mani degli Assiri. Giuditta si recò presso il campo nemico, asserendo di voler rivelare al generale Assiro Oloferne un sistema per impadronirsi della città. Oloferne, attratto dalla sua bellezza, la invitò a cena con lo scopo di sedurla. Giuditta lo fece ubriacare e poi lo uccise tagliandogli la testa. La scoperta del cadavere gettò nello scompiglio l'esercito assiro, che si ritirò disordinatamente. Quindi, come David, anche Giuditta rappresentò per Firenze il simbolo delle virtù civiche. Donatello rappresenta il momento più drammatico, quello in cui l'eroina sta per decapitare il nemico, e lo rappresenta in maniera teatrale. L'atteggiamento incerto e pensoso di Giuditta contrasta con la violenza dell'atto, mentre il volto di Oloferne, realizzato con naturalezza, è vinto, abbandonato, quasi già morto. Donatello ancora una volta mostra la capacità di articolare una complicata composizione, con i busti e le teste che ruotano, e le fitte pieghe del panneggio della ridondante veste. Vediamo ora l'ultima opera di Donatello. Dopo un breve soggiorno a Siena, per fornire modelli in cera per le porte del Duomo mai realizzate, Donatello ricevette l'incarico di realizzare due pulpiti in bronzo per la chiesa di San Lorenzo, di cui qui ne vediamo uno scolpito con le storie della Passione. Iniziati nel 1460, furono terminati dopo la morte del maestro, da due suoi allievi. Sono originali già nella loro struttura architettonica, a sarcofago elevato su quattro colonne. Nelle scene, il dinamismo che anima la folla delle figure e il contrasto plastico-pittorico del modellato creano un vivo effetto drammatico. Infatti, l'aggetto del rilievo varia continuamente e figure che esorbitano dal quadro, con potente senso plastico, si alternano ad altre realizzate con effetti essenzialmente pittorici, il tutto posto in un ben definito spazio prospettico.